All'Urbini Casali sfida playoff quest'oggi tra Vissi, Nova Feite e Bellaria. I gialloblu di casa arrivano dal blitz in esterna sul difficile campo del Misano, i Bellaria da KO interno con la Sampierana. Arbitra la gara Davide Accangiari della sezione di Rimini, coadiuvato da Federico Lombardi della sezione di Forlì e Mattia Sabba della sezione di Rimini. Come sempre, nutrita rappresentanza locale in tribuna, colpo d'occhio per una squadra di promozione che fa sempre piacere a chi gioca e non solo. La gara, la prima azione di rilievo si verifica al minuto 7. Da rimessa laterale il pallone viene toccato da una serva di uomini. La difesa di Nuova Feite non riesce a spazzare, Fabri guadagna la sfera calciando senza pensarci. Andreani si distende in difesa della propria porta. Baldinini replica con questa incursione nei pressi della bandierina e segue questo traversone per la testa di Toromani che finisce lontano dal bersaglio. Dalla bandierina Cappello vorrebbe il gol capolavoro, ma la sua volée è imprecisa, anche se risulta apprezzabile il gesto. Ma la sua conclusione è apprezzata non poco al minuto 23 da Radici. Da corner Nuova Feite colpisce, Torovani tenta la conclusione che viene ribattuta sul piede caldo di Cappello. Traversa piena con Radici che da due passi accarezza la sfera depositandola in fondo al sacco. Seconda rete per l'attaccante nello spazio di 7 giorni, la terza totale in stagione. Rete che merita di essere festeggiata con la propria tifoseria. Tre giri di lancette dopo, il Nuova Feite sfiora il raddoppio, scambio tra Baldinini e Pavani, incursione di quest'ultimo con Antonelli che ci mette una pezza. Grossa ingenuità dei padroni di casa quando a centrocampo perdono palla, bella vista da lanciata in profondità si trova tu per tu con Andreani, l'attaccante esita troppo al momento dello scavetto, tocco morbido e pallone che si perde sopra la traversa dalla porta difesa dall'estremo di casa. Nuova Feite a guardingo, Bellaria che cerca di approfittarne ma la concussione di Fabio attraversa tutta la porta di Andreani senza ricevere deviazioni. L'ultimo acuto di prima frazione porta la firma di Paganelli, ma Andreani respinge in corner. Nell'occasione si fa male il difensore Valentini, costretto ad uscire anzitempo. Squadra riposo sull'1-0. Nella ripresa la prima azione degna di nota arriva all'11esimo, ma la discesa di Boschetti si perde nell'atto finale. Dalla bandierina arriva la volée di Baldinini, conclusione fuori misura. Minuto 21, incursione interessante di Pavani con al centro i compagni che non riescono a trovare il possibile colpo del KO. 60 secondi dopo, dalla conseguente rimessa laterale, alla battuta arriva Baldinini con Antonelli che si salva in angolo. Il Nuova Feite torna a rendersi pericoloso sempre da calcio piazzato, traversone della bandierina con conclusione fuori misura di Toromani. I Bellaria nella ripresa coltiva la sua migliore palla gol attorno al minuto 30, bella vista inventa, costruisce e finalizza, sfiorando di un nulla il pareggio. Il Bellaria insiste e arriva vicinissimo al pari, questa volta è Casadei a sfiorare il pareggio. Ci prova anche bella vista da posizione defilata, ma Andreani risponde presente. Da calcio piazzato Marchini mette abbondantemente al lato, mentre dall'alto calcio piazzato la punizione di Cappello rischia di filarsi in fondo alla rete. Ultima emozione di questo match che si conclude con la vittoria di Nuova Feite che vola in zona playoff. Quinto posto e più due su Sant'Ermete, riscattando la sconfitta dell'andata contro il Bellaria sempre di misura. Prima volta che in promozione i gialloblu battono proprio gli adriatici nei confronti tra andata e ritorno.